risolvere graficamente la seguente equazione razionale: radice quadrata di 9 meno 2x quadro uguale modulo di 2x meno 3. Penultimo esercizio che, ripeto, prendo dal testo degli autori Lamberti e Benenunanni intitolato Lezioni di matematica per il triennio e tasse alla casa editrice. Allora, c'è il valore assoluto, cosa devo fare? Devo occuparmi di disegnare questa che è una funzione che sarà un'unione di due rette, discutendo il modulo, o se no, se siete bravi, io lo disegnerei subito questo grafico qua, e y uguale radice quadrata di 9 meno 2x quadro. Per rispondere a qualcuno che mi ha scritto anche nei capitoli riguardanti la circonferenza e la parabola, ma io preferisco la risoluzione algebrica. Certo, ragazzi, che la risoluzione algebrica è sempre quella migliore, no? Condizione di distanza e via. Però la risoluzione grafica può servirvi per verificare le cose, no? Non è che è un argomento didattico, quindi non è che uno è obbligato a fare così, però io vi faccio vedere sempre varie tipologie alternative, no? Allora, comincerei con tracciare questa. La domanda è, che facciamo? Discutiamo il modulo? Sì, diciamo che un modo, o quello sicuro se non siete certi, è discutere il modulo di 2x meno 3. Vi ricordo che il valore assoluto di 2x meno 3 è 2x meno 3, se x è maggiore o uguale di 3 mezzi, 3 meno 2x e x è minore di 3 mezzi. Però, come si può fare? Si può fare in maniera un pochino più veloce. Facendo che cosa? Intanto, il membro di destra si annulla quando x è 3 mezzi, no? Se lo metto qui, 2x meno 3 è uguale a 0 quando x è 3 mezzi. Quindi, mi vado a tracciare la retta verticale x uguale 3 mezzi. 3 mezzi è 1.5, quindi se questo ad esempio è x uguale 1, la metà sarà questa, eccola qua. Fatemela fare tratteggiata, x uguale 3 mezzi, no? 3 mezzi. Viene fuori una v. Allora, intanto quando c'è il modulo si può cancellare tutta quanta la parte di sotto. Perché il modulo è positivo, quindi la funzione è sempre positiva. E poi viene una v, che proprio ha come vertice, viene fuori una v che ha come vertice il punto proprio 3 mezzi 0. La domanda è, sta v però dove va a intersecare l'asse per esempio delle y? Molto semplice, basta dare 0 alla x, perché x uguale 0 è l'equazione della retta verticale che passa per l'origine dell'asse di y, e vedete cosa viene? Viene modulo di meno 3, che è 3, y uguale 3, vuol dire che se questo è 1, questo è 2, questo è 3, possiamo dunque affermare che, guardate, mi sono disegnato la mia funzione, è storta, y uguale, fatemela fare un pochino meglio, modulo di 2x meno 3. È bastato questo. Quindi, se volete, discutetevi il modulo, però sappiate che è 3. Adesso, passiamo alla rappresentazione di questa, che dobbiamo rappresentare sfruttando le conoscenze sulle ellisse, mi immagino. Allora, come al solito, prima di elevare al quadrato da una parte all'altra, quello che voglio fare è andare a scrivere la condizione di distanza di questa, che è 9 meno 2x quadro maggiore o uguale di 0. Vuol dire 2x quadro meno 9 minore o uguale di 0, quindi i valori che annullano questa equazione pura sono più o meno radici di 9 mezzi, quindi in pratica verrebbe le soluzioni sono x uguale più o meno radice di 9 mezzi, che è un 3 fratto radice di 2, ovvero un più o meno 3 mezzi radice quadrata di 2. Quindi x compreso fra meno 3 mezzi radical 2 e 3 mezzi radical 2 è la condizione di distanza. Attenzione però con y maggiore o uguale a 0, perché se il membro di destra può essere 0 se x uguale a uno di questi valori, positivo, perché c'è una radice, anche il membro di sinistra deve essere tale. Quindi io traccerei, dunque, un attimo, vediamo intanto di stabilire quanto valgono 3 mezzi radici di 2, che sarebbe poi un 3 su radici di 2, sarebbe 3 diviso 1.41, 2,12 viene, oppure fate 1.5 per 1,41, è la stessa cosa, sì, 2,1 circa, 2,12. Quindi se queste 3 mezzi, eccolo qua, quindi ecco qua il valore, quindi traccio due rette verticali, una che sta qua e poi vediamo un po', è una che sta qua, vediamo di farle simmetriche se possibile,
E quindi cancelliamo quello che c'è a sinistra di questa x uguale meno 3 mezzi radice di 2 e quello che c'è a destra di x uguale 3 mezzi radice di 2. Quindi già questa, la parte da a v del grafico di y uguale modulo di x modulo 3 la posso cancellare, quindi non me ne importa assolutamente nulla. Questa invece la prolungo fino all'infinito, vedete che, no? Bene. A questo punto, niente, ora sì che vado a elevare al quadrato da una parte e dall'altra, mi immagino che mi verrà fuori un'ellisse del tipo x quadro fatto a quadro più y quadro fatto b quadro uguale 1, o elevo al quadrato mi viene che il quadro del membro di sinistra è y quadro uguale proprio 9 meno 2x quadro, ovvero 2x quadro più y quadro uguale 9, avendo quadrato meno 2x quadro a sinistra, divido per 9 perché a destra ci deve essere 1. Ottengo un x quadro diviso 9 mezzi più y quadro diviso 9 uguale 1. Anche questa volta, siccome 9 è maggiore di 9 mezzi, è b quadro quindi è maggiore di a quadro, i fuochi di questa ellisse che viene fuori stanno in verticale sull'asse delle y, il centro è 0, 0, e quindi io già posso, a è proprio 3 mezzi radice di 2. Quindi in effetti basta contare di 3 mezzi radice di 2 a sinistra e 3 mezzi radice di 2 a destra. Basta contare, visto che B è radice di 9, quindi B è 3, basta contare di 3 verso l'alto e 3 verso il basso. Ovviamente non l'ho fatto, ma cancello, visto che Y è positiva da parte qua, e l'ellisse, cari miei ragazzi, la vado a tacciare con la quale ellisse. E guardate cosa troviamo. Troviamo due intersezioni. Le vedete? Le ho segnate col pallino. Allora, una la vediamo è 0,3. Quindi x uguale 0. Allora, intanto sono due soluzioni compatibili perché le condizioni di esistenza sono verificate. Cancello a questo punto questo qua. Quindi una soluzione è x uguale 0. Infatti, se mettete qui x uguale 0, viene radice di 9 che è 3 uguale modulo di meno 3, 3 uguale 3 è perfetto. Quindi x uguale 0 lo si vede a occhio perfetto e lo si vede anche graficamente, eccola. Il punto poi proprio 0,3, il punto in cui si incontrano questa semiellisse e questa retta che poi è una parte di quella funzione col modulo, e poi questa parte qua. L'altro valore, se non lo vogliamo determinare, è un valore alfa compreso fra 3 mezzi e 3 mezzi radici di 2. No? Quindi sarebbe questo. Però se lo volessimo determinare, basta elevare al quadrato una parte all'altra. Ovviamente, visto che qui parliamo di una re... Dunque, ovviamente qui siamo per x maggiore di 3 mezzi, quindi lì al posto del modulo di 2x meno 3 basta metterci 2x meno 3 perché sono nella parte, questa retta qua è una delle due, questa è la retta 3 meno 2x, questa è la retta y uguale 2x meno 3 perché sono proprio nella parte maggiore di 3 mezzi. Quindi elevando al quadrato mi verrebbe, oh, tra l'altro già vedete che vedete le soluzioni, sono queste qua col pallino blu, i due punti, se elevo al quadrato mi viene 9 meno 2x quadro uguale il quadrato del modulo di 2x meno 3, ma il quadrato di 2x meno 3, perché ripeto, sono nella parte maggiore di 3 mezzi, quindi ho 4x quadro più 9 meno 12x, 6x quadro, se porto meno 2x quadro a destra, meno 12x uguale 0, perché 9 e 9 se ne vanno per la regola della cancellazione, raccolgo 6x a fattore comune, guardate un po' cosa viene. In effetti, vedo che x è 0, una soluzione, l'altra è 2. Incredibile, ragazzi, è proprio 2 questo. Quindi abbiamo verificato come tutto è assolutamente compatibile anche col disegno, lo vedete lì. Abbiamo risolto anche questa equazione di tipo razionale, sia graficamente che da un punto di vista algebrico.